Bella a tutti ragazzi, bentornati sul nostro canale ad un nostro nuovo video. Come al solito, io sono Gabri. Io Virillo. Oggi andremo a fare vedere una nostra nuova pod mod. Allora, la pod mod si chiama Aspire Nautilus Aero. Una pod mod della Aspire, una buona pod mod. Ora andiamo a fare vedere com'è composta al suo interno e cosa contiene la scatola fra poco. Eccoci qua a fare vedere il packaging della boxettina pod mod Aspire Nautilus Aero. Allora, dietro c'è scritto cosa c'è al suo interno. Contiene un Nautilus Aero device, due extra o-ring, due resistenze, il cavetto di ricarica, il silicone, un tappino che va a tappare la tank, il manuale di istruzioni e la carta di garanzia della box. Ora andiamo a far vedere l'interno della boxettina. Si apre così, c'è una bella scatolina che si apre, bella resistente, tipo un cartone pressato molto duro. E ci sono la carta di garanzia, il manuale di istruzioni, un sacchettino con gli o-ring e il tappino di ricambio della tank, due resistenze che una abbiamo già montato, il cavetto di ricarica, e la box rimane bella coperta con il suo sacchettino. Tiriamo fuori la box, eccola qui, al tappo che la va a chiudere quando si mette in borsa, e il tasto di espulsione per la tank, schiacciando viene fuori, si mette la resistenza togliendo qui, c'è anche la regolazione dell'aria, del tiro, leggerissima. Questo è il tappino che c'è anche nato in dotazione di ricambio se si rovinasse. Una bella boxetta da pod mod, si carica con la presa USB, 1000 microampere di scarica della batteria, quindi c'è anche una bella duratina in confronto alle altre pod mod. Ora andiamo a fare le conclusioni finali di questa boxettina. Ricordiamoci che ha le resistenze del Nautilus, le potete trovare in commercio, è facile trovarle. Ora andiamo alla prova finale di svapo e conclusioni finali della boxettina. Eccoci arrivate alle conclusioni finali, andremo a provare questa pod mod col suo coperchietto, che se la metti in borsa non ti ci va la roba dietro. Funziona bene per noi. L'aroma che ti lascia è atomico. Liquidi 50-50, anche 70-30, però. Confronta a quella che avevamo provato l'altra volta, come... Per me è meglio, anche il lit che ti dà, l'aroma che ti lascia è tanta roba. Molto meglio. Questa io la uso tutti i giorni. Poi qua dentro c'è la due tipi di resistenze. Una 1,8 per i sali di nicotina, sì. E una 1,8 normale, sì. Ci vanno le resistenze del Nautilus, sì. Quindi ci puoi mettere anche quella da 0,7, basta comprarla, spinge un po' di più magari, sì. È una bella box. Che voto ci dai, Gabri? Io ci do un 10, io ci trovo, per quelle che ho provato adesso, un 10, perché è la migliore che ho provato. Guarda, la Roma si sente. Siete bene, ricordiamo, presa da Svapo Caffè, Marina di Carrara, Molicciara e La Spezia, andata a trovare. Allora, la taverna dello Svapo è tutto. Se il video vi è piaciuto lasciate un like e iscrivetevi al canale. Ricordatevi che abbiamo una pagina su Facebook e su Instagram, veniteci a trovare. Ciao!